Caffè al limone, ogni mattina alle 7.35 il programma che ha dichiarato guerra a bugiardi, corrotti, violenti, ipocriti, su Mondo Radio naturalmente. Invece c'è un tema importante che oggi è apparso su alcuni giornali, soprattutto su Repubblica, devo dire la verità, che ha l'ha intitolato La Grande Sete. Nel nostro paese non sta piovendo più, siamo in una sorta di quasi siccità, la Lombardia ha avuto quest'anno il 62% in meno di piogge, stanno piangendo perché non hanno acqua per innaffiare e le loro piantagioni sono tutte fatte su base di acqua fondamentalmente. La Puglia ha avuto il 26% in meno di piogge, e allora mi viene in mente quasi scherzosamente, ti ricordi quella frase che avevamo utilizzato quando volevamo prendere in giro quelli che dicevano che gli ulivi stanno seccando? Il problema è che qui sta sicca tutto veramente, cioè hashtag sta sicca tutto, ma le ragioni però non sono ragioni legate al batterio in questo caso, sono modificazioni climatiche. E allora perché il clima cambia per l'acqua, per gli invasi, per i fiumi, e non cambia anche per il suolo, dando problematiche, diciamo, di disseccamento degli alberi e quindi di potenziamento dei patogeni degli alberi di ulivo? Questa è una lettura corretta, secondo me, che si fa su questi disseccamenti che noi abbiamo avuto nel Salento negli ultimi anni. Ci sono i batteri, ma c'è anche un impoverimento del suolo e un impoverimento di acqua. Fatto sta che quando dai agli alberi di ulivo dell'acqua, gli alberi di ulivo si riprendono, e anche quando dai al suolo sostanza organica, gli alberi di ulivo si riprendono. Va bene, comunque sta sicca tutto, speriamo che riprendano le piogge, anche se ovviamente con questa afa che c'è in giro, piuttosto al mare si può andare. Va bene, dai, finisco con l'ultima battuta sulla questione della xylella. Oggi la Gazzetta del Mezzogiorno, io non ho capito l'articolo, devo dirti la verità, perché il titolo è Emiliano è a favore della xylella, dice una cosa di questo genere, capito? Me lo sono andato a leggere, ecco, Emiliano pro xylella, chi è che lo dice questo? Adesso sicuramente ti chiamerà più tardi Davide, sai, ti chiamerà sì. Il consigliere regionale Carroppolo, dice lui, ma io ho provato a capire che vuol dire che Emiliano è pro xylella, cioè che cosa vuol dire Carroppo? Cioè lui dice che Emiliano si è limitato soltanto a denunciare quello che non ha fatto Vendola o che ha fatto male e che in realtà ha lasciato seccare gli alberi di ulivo. Allora, caro Carroppo, ti voglio ricordare che ci sono un'infinità di studi scientifici ormai che dimostrano che questi disseccamenti non sono dovuti a Emiliano, non sono dovuti neanche a Vendola, sono dovuti da almeno 13-14 anni a un impoverimento del suolo e quindi a un incremento della forza dei patogeni che possono essere funghi e anche batteri. E allora, se vogliamo rispondere a questo problema, non è che dobbiamo buttare a terra la giunta Emiliano, non c'entra nulla, capito? È come ci c'entra, come dice il proverbio di coso di Papa Cagliazzo, ci c'entra un culo con le quattro tempora, hai capito? Non c'entra niente, c'entra che bisogna alimentare il suolo, quindi chiedere al governo regionale e anche al governo europeo di smetterla con questa chiacchiera degli abbattimenti e alimentare il suolo e irrorare le chiome degli alberi con sostanze che abbattono la carica batterica. Ne vuoi una, Carroppo? Si chiama Dentamet, per esempio, è un prodotto commerciale, ma è a base di zinco e rame. Ma vogliamo essere seri su questa cosa? Vogliamo dire una cosa vera e certa ai contadini? Ma fino a quanto deve continuare questa farsa degli abbattimenti degli alberi di ulivo? Fino a quanto deve continuare? Buon fine settimana e buona domani non è che sia fantastico il tempo, vero? Cosa dice l'oroscopo? L'oroscopo dice che il bagno non lo potrei fare, mi dispiace. Vabbè, io lo faccio uguale, quindi, quando nevica mi piace di più. Ciao, buona giornata.